Quali sono le considerazioni etiche da fare nei confronti della caccia? È un argomento che si può liquidare in pochi minuti? Secondo noi no, ne parliamo nei prossimi minuti. Questo video fa parte di una playlist. All'inizio troverai la descrizione di chi siamo e perché parliamo di questo argomento. Negli altri video della playlist troverai la trattazione degli altri punti che riguardano questo fenomeno particolarmente complesso e articolato. E adesso entriamo nel vivo dell'argomento, quindi qui ricordo appunto di andare a vedere il primo video della nostra playlist che spiega perché possiamo parlare di etica e io mi permetto anche preventivamente, sono un po' stronzo, di far notare quanto sia piccolo il segmento che parla di etica rispetto a tutti gli altri, quando fondamentalmente in realtà dovrebbe essere uno degli aspetti principali, ma ascoltiamolo. Quindi la questione etica, che per me forse è anche una delle più difficili da inquadrare bene. Capiamoci, noi esseri umani, o una fetta molto grande della popolazione, anche italiana, ha deciso che è del tutto lecito causare in parte un po' di sofferenza, in parte la morte di un animale per l'alimentazione. Io stesso lo faccio. Scusate, lo interrompo. In parte una morte, tutte le volte che lo ascolto mi fa morire. Cioè, nel senso, no, in parte la morte. Ogni tanto la mucca gli prendi una zampa, ma mangio una chiappa di mucca, ma solo in parte la morte. Cioè, dai. Perché magari la caccia a volte fallisce, quindi non. Vabbè, ma non lo mangia, vabbè. No, praticamente non sto parlando di caccia, quindi Io stesso forse. accetto che degli animali possono in parte soffrire, ma soprattutto eventualmente morire, perché io ne mangi una parte del loro corpo. Eventualmente. Ovviamente spero, mi auguro e vorrei che fosse fatto il più possibile per cui la loro sofferenza venga il più possibile ridotta. Ed è una cosa che io, come la maggior parte della popolazione italiana, accettiamo senza grossi problemi. Da un punto di vista etico, quindi la caccia, quando viene fatta in larga parte per motivi di alimentazione, per me è in un certo modo etica, o meglio, è accettabile, rientra tra quello che io come individuo ho accettato e penso che valga per la maggior parte della società. Il fatto che si possa eventualmente cacciare un cinghiale per fare la carne di cinghiale da vendere e mangiare, a me sembra assolutamente accettabile come pratica. Quello che però mi rendo conto. Come litigata, cioè, io raga, cioè, adesso non so, rivederlo, ascoltarlo così, cioè, io non ridisco. Poi, io la laurea in filosofia non ce l'ho, ne ho altre, cioè, voi che ci avete in filosofia, per me, qua è veramente, credo, forse uno, insieme a quello ecologico, vedremo dopo, uno dei punti più bassi di questo video, cioè, lascio a Oh, voi. parafrasare Kant, quando c'è da parlare di matematica, mia nonna non si esprime, ma appena si parla di giustizia, pace e etica, anche lei ha sempre qualcosa da dire. Cioè, il succo è che sostanzialmente qua c'è una cattiva interpretazione di che cos'è l'etica. L'etica non è il come pensa la maggior parte della popolazione, l'etica non è la morale, cioè il costume di un paese, come La appunto la tradizione. tradizione, esempio la nostra morale cristiana, cattolica, eccetera, ma l'etica è diciamo, una disciplina che studia il comportamento umano, interumano e anche appunto esterno verso altri possibili enti come animali, ecosistemi, eccetera, e su di essa si basa praticamente tutto quello che facciamo, non si scappa dall'etica. L'etica è il fatto che problematizziamo, che diamo un valore assiologico, cioè diamo giusto, sbagliato, giustificato, ingiustificato, buono, cattivo. E questa cosa noi la facciamo praticamente tutti, a parte alcuni casi marginali. Ed è il modo in cui interpretiamo il mondo, ma una componente soggettiva è dettata appunto da quelle cose che poi ad alcuni non piacciono, come l'eccessivo appunto focalizzarsi sull'empatia, eccetera, che però è una parte essenziale del perché siamo etici. Dall'altra si basa su degli argomenti empirici, logici, evidenti. Motivo per cui, appunto, mi ricordo sempre che nella Costituzione americana, quando si parla del diritto alla di perseguire la felicità, eccetera, si parla di verità autoevidenti, perché autoevidenti all'inizio dovevano essere calati da Dio, in realtà poi si è arrivati a un processo di sono autoevidenti. Cosa significa? Che ragionando tutti come animali che si basano su un logos, su una ragione, su una logica, che sono in grado di confrontarsi scientificamente su cosa che ha valenza empirica o meno, siamo riusciti a giungere a conclusioni che certe cose sono da ritenere giuste, certe cose sono da ritenere sbagliate, non una volta per tutte, perché l'etica è un continuo rifarsi, definirsi, anche in base al nostro progresso scientifico, anche in base a quello che sappiamo. Oggi sappiamo che gli animali soffrono, sappiamo sempre di più che hanno delle capacità cognitive straordinarie, stiamo imparando a capire anche il livello di comunicazione delle piante, stiamo riconoscendo anche il valore intrinseco della relazione ecologica tra, ad esempio, il micelio e le piante, e così via. Stiamo riconoscendo molto di più di quello che significa vita su questo pianeta e di conseguenza ci adattiamo. Non è vero, come si diceva una volta, che c'è la fallacia naturalistica per cui da un lato ci sono i fatti e dall'altro i valori. I fatti e i valori sono distinti, è vero, da uno non ne consegue necessariamente l'altro, ma non è mai innegabile che i fatti influenzino quelli che dovrebbero essere i valori. E su cosa dovrebbero essere i valori ci si deve lavorare. Cioè non è che perché la maggior parte della popolazione italiana magari reputa che non dovrebbe esserci omosessuali, ciò fa sì che l'omosessualità non sia etica. Perché l'etica appunto si basa sul ragionamento. Qui non abbiamo il tempo di fare una lunghissima analisi, ma dovremmo stabilire che l'etica è ciò che muove praticamente ogni forma di discorso. Su questo colgo molto in fallo chi fa conservazione, noi l'abbiamo visto all'interno delle facoltà di conservazione, che
preservare le specie, dire per me è un valore inalienabile il fatto che le specie debbano essere preservate, lo scoiattolo rosso deve essere salvato a tutti i costi, anche ammazzando tutti gli scoiattoli grigi, perché è la scienza della conservazione. Ragazzi, non è vero, non esiste niente come la scienza della conservazione, perché la conservazione è politica, non è scienza. La scienza è, per quanto concerne le tecniche, le conoscenze ecologiche, la scienza è legata all'ecologia e alla biologia che stanno dietro alle scelte della conservazione, ma la conservazione innanzitutto è una scelta etica. È che a un certo punto l'umanità ha capito che non soltanto per scopo utilitaristico, ma anche perché riconosciamo un certo valore intrinseco, che non è dimostrabile di più di meno che il fatto che gli animali abbiano come singoli un valore intrinseco, si sceglie che appunto quello è un valore che va perseguito e gente appunto come Entropy lo persegue anche appunto andando contro ad altre istanze etiche. Il discorso qua da fare è che però l'etica ferma le nostre scelte. Se una persona non fosse interessata all'etica, potrebbe dire: ma a me chi se ne frega, io estingo tutte le specie. Oppure ci sono delle istanze etiche che spingono proprio la nostra specie Homo sapiens a determinate direzioni rispetto ad altre. Istanze etiche dietro appunto al femminismo, istanze etiche contro il razzismo, istanze etiche contro l'omofobia, istanze etiche per la pace su questo pianeta e così via. E ci sono delle istanze etiche anche nel tutelare animali, soprattutto animali senzienti con alti livelli di autocoscienza e così via, cose che appunto potremmo analizzare nel dettaglio quando si sarà tempo. Però non si può fare un discorso dicendo: vabbè, ci sono gli animalisti un po' pazzi, c'è l'antispecismo che è un po' incoerente, e senza andare magari a leggersi tutto quello che è stato fatto anche in filosofia nelle università da Peter Singer in avanti. Da Peter Singer e Thorndike sono stati gli avviatori di un processo, ma poi c'è tutto un seguito, c'è un dibattito filosofico, etologico, che va avanti da anni e che continuerà ad andare avanti. Per cui l'animalismo non è soltanto una cosa da anime belle, per come suol dire, di persone particolarmente sensibili che piangono se vedono bandi. È il riconoscimento del fatto che tu devi trovare delle giustificazioni coerenti, valide, per poter togliere la vita a un animale e soprattutto per poter infliggere sofferenza a un animale nel mentre che togli la vita. E Ma infatti, scusa, ti quindi interrompo un l'ordine secondo. Infatti ho saltato il punto perché poi ho visto il punto dopo, quindi nel prossimo video parleremo dell'aspetto ecologico. Ho saltato quello, l'aspetto ludico, che lui estendeva un attimo il discorso etico, no? E lo ricordo perché appunto abbiamo visto diverse volte, dice, beh sì, per esempio quello, l'aspetto ludico a me non piace, lo faccio fatica ad accettarlo, eccetera, eccetera, però non posso neanche imporre il mio parere agli altri. E lì, di nuovo, ancora fondamentalmente, cioè, si capisce che, senza offesa, sempre, non capisce, non sa che cosa sia l'etica. Non è importante quello che. Ah, beh, a me questo dà fastidio, allora sì, forse dovremmo. Il punto è, come ti ho interrotto, infatti, proprio in quel punto, cioè sei tu che devi giustificare ormai nel 2022 se sia lecito. Cioè, quella ludica non dovremmo nemmeno parlarne, cioè dovrebbe essere, la caccia ludica dovrebbe essere fuori legge di base, proibita di base. animali per appunto per puro divertimento. Queste cose non dovrebbero esistere e quindi lì il discorso alla base ci sta arrivando qua. L'argomento etico è il più importante di tutti, perché tutti gli argomenti che abbiamo fatto in precedenza cedono se questo non regge. Noi dobbiamo trovare delle ragioni valide, tenendo conto che nel XXI secolo dovremmo riconoscere dei diritti intrinseci agli animali. Diritti intrinseci non significa gli stessi diritti che riconosciamo agli umani, ma dei diritti intrinseci e cercare di capire quando e in quali circostanze possiamo attivamente violare questi diritti. E poco ce ne frega che ci sia violenza in natura nel mondo animale, che appunto gli animali si mangiano a vicenda. Questo non ha a che fare con noi. L'etica invece ha a che fare con il nostro rapporto, quello che noi facciamo agli altri animali, noi come agenti morali, su di loro come pazienti morali. Quindi capire appunto cosa possiamo fare noi. Possiamo mangiarli? Sì, se è necessario, ma se non è necessario, no, non dovremmo. Il fatto che è accettato ciò non significa che sia etico, soltanto perché le persone sono a buona coscienza. E quindi la domanda è: possiamo cacciare gli animali? Teoricamente no, a meno che non si trovi una ragione valida per farlo. E la ragione valida potrebbe stare in altre istanze etiche, del tipo che lo facciamo per il loro interesse, lo facciamo perché in questo modo preveniamo alcuni animali di causare l'estinzione ad altri, perché non è etico estinguere una specie. Quindi portiamo altre istanze etiche e le pesiamo, come dire, cioè mettiamo sul piatto della bilancia. Ma sta a chi caccia a mettere, come dire, l'onere della prova di mostrare la legalità e la giustezza della caccia. E su questo non possiamo che cioè, i cacciatori dovrebbero essere i primi ad ascoltare questo video, non prendendosi male, perché dovrebbero essere i primi a farsi l'esame di coscienza e dire:
Io caccio, ma caccio realmente in maniera etica? Cioè, e questo è il punto. Se non c'è un ragionamento sull'eticità della propria scelta, qui siamo messi veramente male. Cioè, nel senso, quello che facciamo deve per forza di cose confrontarsi con l'eticità e sottrarre vita a degli altri esseri, spesso appunto molto simili da noi da un punto di vista filogenetico, penso soltanto abbiamo parlato di cervi, cinghiali, eccetera. Ammazzare animali così a cuor leggero, come se la vita dei singoli individui non contasse, secondo me non è più accettabile nel XXI secolo, ma dico di più, non è secondo me, è secondo ogni ragione logica e buonsenso e secondo appunto tutti gli studi che sono stati fatti in etica. Certo, cioè io guarda, chiuderei qua, nel senso che appunto questo aspetto qua lui lo liquida in 2 minuti, in 7, se aggiungiamo l'aspetto ludico, mentre invece doveva essere uno dei, se non vogliamo dire l'unico nocciolo, perché anche quella ecologica può essere insomma comunque una chiave molto importante, ma almeno una delle principali, non il settimo argomento che tratti e in pochi minuti. Elena? Sì, no, due parole e basta perché ti ho visto lanciato, quindi ti ho fatto andare. In pratica, un'altra cosa che secondo me questo suo intervento necessitava di appunto un dilungarsi e uno spiegare molto più approfonditamente perché. Perché lui stesso ha riconosciuto che gli animali hanno interesse a non soffrire. Nel momento in cui consideri che un altro animale ha interesse a prolungare la propria vita, a non soffrire, eccetera, non ti puoi fermare nel ragionamento etico e dire: ok, ha degli interessi, gli concedo l'interesse di non soffrire, di non essere ucciso, però poi io non mi pongo più problemi nel farlo e semplicemente le cose sono così, è tradizione che si faccia, quindi lo accetto. Come ha detto Jonathan. Se comincia a dare un interesse, se ricomincia a riconoscere che gli animali hanno un interesse a sopravvivere e a non soffrire, allora bisogna percorrere tutta quella filosofia che da Reagan a Singer in poi parla di etica e di diritti animali, cosa che lui non ha fatto e che spero che noi abbiamo E fatto. spero che ci chieda a parlare, perché veramente mi piacerebbe confrontarmi su questo tema in maniera molto pacata. Ah, qua non l'abbiamo ancora fatto, qua cogliamo l'idea, lui o chiunque altro volesse eventualmente venire, noi abbiamo un piccolo pubblico, però insomma siamo anche disposti a essere ospiti da altre parti, ne possiamo parlare sicuramente e confrontarci. Quindi, questo era, ci siamo dilungati, ma era un punto importante, anche il prossimo sarà abbastanza fondamentale, si parla della parte ecologica, quindi proseguiamo con il nostro viaggio e analisi, perché disanima, non lo dico più, o disamina, o quello che è, insomma, e invece l'ho detto. Esatto, al prossimo video. Facciamo divulgazione da quasi 12 anni, ma non ci siamo mai impegnati seriamente su questa piattaforma. Questo è il nostro primo lavoro organico qui su YouTube. Grazie per aver guardato questo video. Se sei d'accordo, metti un like e condividi. Se non sei d'accordo, assicurati che magari l'argomento, che vuoi farci notare non sia stato trattato nel resto della playlist. E poi ricordati di essere educato, di attaccare le idee e non le persone. Questo anche se sei d'accordo con noi. In descrizione e nel primo commento troverai il link alla playlist completa e al sito dove facciamo divulgazione, dove potrai approfondire questo ed altri argomenti. Ciao e grazie di nuovo per aver guardato.